Una firma nel segno dell'antifascismo per celebrare il 25 aprile. La Regione Toscana, ANPI, ANED, Arci Regionale e Istituto Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea hanno siglato un protocollo che rafforza sia la collaborazione nella creazione di eventi sulla memoria rivolti ai toscani che il monitoraggio e la segnalazione di contenuti di stampo razzista e fascista sui media e sul web. Prevede che insieme si alzi un livello di vigilanza su tutti questi fenomeni che prima rammentavo, che vedono qualche diversi energumeni esporre simbologie, richiamarsi a slogan di tipo fascista, fare appello al razzismo, sono fenomeni di cui purtroppo nemmeno la Regione Toscana, diciamo, è immune. Come accade dal 2004, in occasione del 25 aprile, la Regione ha anche annunciato il concerto al Teatro Verdi di Firenze dedicato alla festa della liberazione dal nazifascismo, che quest'anno unisce con due sinfonie eseguite dall'Orchestra della Toscana due primavere di liberazione, quella del 45 e quella del 68, di cui ricorre il 50esimo, titolo Pace e Love. Pace e amore è naturalmente il motto che abbiamo ripreso dal 1968, sempre attuale. Visti, diciamo, i movimenti pericolosi che stanno avvenendo nel mondo. Nel frattempo la Giunta regionale della Toscana ha rifinanziato per l'anno prossimo il treno della memoria con 500 studenti che a gennaio 2019 andranno sui luoghi della deportazione, perché la cultura è l'unico antidoto alle derive. Attraverso la cultura, che è il fondamento per la coesione sociale, il fondamento per la costruzione di un paese davvero democratico. Intanto ad agosto è in programma una summer school per gli insegnanti toscani sui temi dell'antifascismo e della memoria.